Ciao a tutti, io sono lui e benvenuti nella mia vita. Ha inizio una nuova giornata davvero super divertente e probabilmente quello che state per vedere sarà uno tra i video più belli di questo canale. Guardate dove mi trovo. No, no, la mia pantofola. È caduta la mia pantofola in acqua. Prova a recuperarla. È tutta bagnata adesso. Comunque stavo dicendo, ecco che sono in piscina da solo. Questo significa che la nostra Sophie non c'è, perché ho intenzione di farle uno scherzo. Avete capito bene, le voglio fare uno scherzetto coi fiocchi. Più o meno a lei succederà quello che è appena successo alla mia pantofola. Ovvero farà un piccolo volo in piscina. Se vi state chiedendo perché le sto facendo questo scherzo, bene, vi ricordate un video in cui Sophie mi ha fatto uno scherzo e mi ha spinto in piscina? Quello lì è stato uno tra i video più visti del nostro canale. E questo significa che tutti voi che mi state guardando mi avete preso in giro, mi avete visto cadere in acqua così, vestito elegante per una festa. Mi si è rovinato tutto l'abito. E oggi le farò la vendetta delle vendette. Infatti ho intenzione di ricreare esattamente quello scherzo. Sono passati 4 anni da quello scherzo e quindi lei non si aspetta proprio una vendetta. Ma adesso fate molta attenzione perché vi spiegherò tutto il piano. Step 1: Sophie crede che questa sera avremo una festa. Infatti le ho fatto credere che questa sera siamo stati invitati a una festa super esclusiva, con tanti amici, musica e divertimento. E quindi si doveva vestire un po' più elegante del solito. Lei perde veramente tantissimo tempo per prepararsi, perché prima deve sistemarsi la conciatura e poi il trucco negli occhi e il rossetto nella bocca. Per non parlare poi della scelta dei vestiti. Deve scegliere l'outfit perfetto. E infatti è già da diverse ore dentro il camerino che si prepara. Andiamo a vedere se ha finito. Sophie, sono io, Louis, sei pronta? Che vuoi? Sei pronta per la festa? Siamo in ritardo, dai, ti devi sbrigare. Come vedi non sono ancora pronta, mi devo ancora truccare. Ma sono più di 2 ore che sei nel camerino. E vuol dire che ci starò un'altra ora, perché io sono pronta in 3 ore, dovresti saperlo ormai. Ok, va bene, e allora divertiti a truccarti. Ok, grazie, ciao. Aspetta, volevo anche... Mi ha chiuso la porta in faccia. Andiamo in piscina. Step 2: correre a vedere subito il video annuncio che è uscito sul nostro canale del nostro secondo film, Me contro te, il film Il mistero della scuola incantata. Proprio qualche giorno fa abbiamo annunciato che presto arriverà al cinema il nostro secondo film, dopo il grandissimo successo di Me contro te, il film La vendetta del signoresse, che vi è veramente piaciuto tantissimo. Ritorneranno sul grande schermo i Me contro te, con un film ancora più bello, ancora più avventuroso, ancora più divertente. Sono davvero super emozionato, sia per il film che per lo scherzo che sto per fare a Sophie. Così passiamo subito allo step 3: rilassarci in una sdraio per far arrabbiare tantissimo Sophie. Perché appena lei mi vedrà in questo stato così, col costume e una magliettina, andrà su tutte le furie, perché si accorgerà che ancora non sono pronto per la festa e che quindi le farò fare tardissimo. Questa sdraio è perfetta. Adesso non ci rimane che coricarci e attendere che arrivi la nostra Sophie. Ah, che bello, faccio gli scherzetti a Sophie, mi diverto e lei si arrabbia. Quanto sarà bello quando la vedremo tutta inzuppata d'acqua. Oh no! E se invece lei non arrivasse più? A volte, se non sono io a chiamarla, lei si dimentica completamente gli appuntamenti e magari rimarrebbe a prepararsi, a fare i capelli per ore e ore, per poi rimanere a casa. Ciò potrebbe essere un vero problema. Lo scherzo andrebbe in fumo e non potrei più vendicarmi. Niente vendetta, niente divertimento. Niente divertimento, niente vendetta. Cosa possiamo fare? Vabbè, non ci preoccupiamo troppo in questo momento. Alla fine le ho detto che era una festa super esclusiva e importante, quindi non penso se ne possa dimenticare. Ma stavo pensando che invece un altro problema potrebbero essere loro due, i nostri mega gonfiabili. Li devo subito avvisare che c'è uno scherzo in corso. Potrebbero girare per tutta la piscina e posizionarsi proprio qui davanti, dove Sophie dovrà cadere in acqua. A quel punto il mio scherzo fallirebbe, perché lei non cadrebbe in acqua, ma sono gonfiabili. Quindi direi che la cosa migliore è spostarli. Paperella! Fenicottero! Ho bisogno di voi. Dovete essere miei complici in questo scherzo. Ho intenzione di lanciare la nostra Sophie in acqua e voi non la dovete assolutamente salvare. Si dovrà inzuppare tutta d'acqua. E quindi ho bisogno che voi vi togliate di mezzo. Il primo l'abbiamo spostato, adesso rimane il papero gigante. Ma lì non ci arrivo, come faccio? Paperella? Come possiamo fare? È perfettamente al centro della piscina, come la dovrei prendere? Paperella?
Per fortuna che c'è lui, il nostro amato retino, che serve per prendere gli insetti dall'acqua. Solo che questa volta non ci prenderò gli insetti, ma un papero gigante. Proviamo a catturarlo. Preso, sì. Vieni qua, caro paperello giallo. Bravissimo. Mamma mia, stavo cadendo io in piscina. Fatemi spazio. Via. Molto meglio, adesso la piscina è completamente vuota e pronta per ospitare la nostra Sophie. Ehi, sento arrivare Sophie, sento i suoi passi. Devo subito rimettermi in posizione. Sto dormendo. È arrivata? Eccola. Lui sei qui? Alla festa noi andremo tutti insieme a divertirci. Lui, come ti sembro? Sono adatta all'occasione? Ho messo questa deliziosa gonna, tutta fucsia e rosa, che sono un po' i miei colori, i colori di Sophie Demi e contro te. Poi questo toppino con le spalle scoperte. E infine ho fatto questa acconciatura con i capelli boccolosi, chissà se reggono con quest'umidità. E poi ho messo anche questa fascetta di perle. Secondo me sono perfetta, ma tu invece non lo sei. Lui ha intenzione di venire acconciato così? Oh, Sophie, sì, in realtà forse non voglio più andare alla festa. Stare qui a bordo piscina è così divertente e rilassante. È anche molto più rinfrescante. Spero che tu stia scherzando. Sono 3 ore che mi preparo. Lui è sempre il solito. Tu adesso vai subito nella tua camera e ti vai a preparare, perché è tardissimo. Dai. Ok, va bene, okay. Mi alzo. Andiamo di qua. Ok, sì, ma aspetta un attimo. Prima c'è un'ultima cosetta che ti vorrei dire. Sentiamo. Che ne diresti di rinfrescarti un po' le idee? Questa è la mia donna. Aiuto! Lui, ma cosa hai fatto? Ma sei impazzito? Ma cosa ti brulla per il cervello? Scherzetto! Mia cara Sophie, te l'ho combinata e questa è stata la mia vendetta! L'acqua è gelida! Che freddo! Ero tutta ben vestita, hai rovinato tutto! E adesso come vado alla festa? Sarò l'invitata peggiore del mondo! Oppure le scarpe! Lui? Stai calma! Questa me la pagherai! Mi si è rotta la scarpa! Guardate! È mia gonna nuova! Guardate ragazzi, sembra una medusa! Divertente! Totalmente bagnata! Sono fradicia! Complimenti, bravo! Hai fatto lo scherzetto! Come va mia cara? Tutto bene? Ti senti più fresca adesso? Nella mia gonna c'è 1 litro d'acqua. Tutto il mio trucco è sbavato. I miei capelli sono diventati paglia. E i miei vestiti. Dovrei pulirli tu, col tuo sudore. No, col tuo sudore no, eviterei. Con l'acqua e sapone. Giuro, Sofia, è stato lo scherzo più divertente di sempre. Non immaginavo sarebbe stato così divertente e sarebbe riuscito così alla perfezione. Tu sei proprio caduta come un vero e proprio sacco di patate in acqua. Forse perché non me l'aspettavo, perché mi ha preso le spalle. È stato uno scherzo poco divertente. Non fa ridere proprio per niente. Ma neanche un pochettino, neanche un sorrisino. Io non ho riso completamente. Anzi, sono molto molto seria. Comunque, al di là di tutto, io adesso come vado alla festa con Giada così? Ah, giusto, la festa, dimenticavo, come dire, non c'è nessuna festa. Ma sei veramente un... non mi viene neanche il termine. Sei un coccodè, sì, coccodè all'ennesima potenza. E io, sai cosa faccio stasera? Organizzo una festa, un party piscina bagnati. Tutti devono stare in piscina con i vestiti e attuffarsi. Sì. Mi dispiace davvero tantissimo, ma è stato più forte di me e super divertente. E soprattutto adesso io mi sono vendicato per lo scherzo che mi hai fatto. Perché ti ricordo che tu già mi hai fatto questo scherzo e mi hai buttato una volta in piscina. Sì, ma adesso io sto morendo di freddo e sto congelando. Almeno si può avere un asciugamani. Sì, dai, te lo sei meritata. Lo vado a prendere subito. Mi è andato di là. Che freddo. Oh, sto congelando. Ecco qui il telo, mia carciofina. Grazie mille. Lui, ti vorrei tanto abbracciare, posso? Certo. Ops. Chi è in acqua adesso? Ma questa deve essere la mia vendetta, mica la tua. Si tratta di una vendetta condivisa. Sì, condivisa con le mie pantofole tutte piene d'acqua. Fatemi uscire che sto morendo di freddo. Complimenti, ci sei riuscita di nuovo. Mi ha ributtato in piscina. Nonostante questo doveva essere il mio scherzo, alla fine sono io più bagnato di lei. Così impari, ben ti sta.
Sì, ma dammi questa tovaglia che sto anch'io sentendo troppo freddo. Ma adesso Team Trotter, cliccate davanti a lui per vedere il video di ieri. Mentre cliccate davanti a Sofì per vedere un altro video divertentissimo. Noi vi mandiamo un bacione gigantesco e ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao, ciao.